Con ben 30 vittorie, di cui l'ultima contro l'Airbasket Termoli e 3 sconfitte stagionali, la Vasto Basket ha centrato l'ingresso in Serie B e per l'occasione il comune della città di Vasto ha aperto le sue porte, rendendole omaggio per il grande obiettivo raggiunto. Una grande emozione per tutti noi perché la Vasto Basket ci ha regalato una giornata veramente entusiasmante, una vittoria che ha fatto piangere e che ha fatto venire i brividi al cardiopalma, veramente è stata una cosa straordinaria. E quindi un grande regalo per la città, una Serie B che era tanto attesa, era tanto ambita. Questi ragazzi meritano tanto, come meritano tanto i dirigenti, le famiglie che ci sono dietro, lo sport in generale. Mi auguro che ci sia anche la forza di continuare con questa grande voglia di fare. E quindi grazie alla Vasto Basket, grazie a tutto il gruppo dirigente, un grande orgoglio naturalmente per la città. Non posso negare che mi hanno chiamato anche sindaci di altre parti, insomma, della nostra regione per fare i complimenti. Questo per dire che lo sport travalica i confini, va anche oltre. E quindi unisce i popoli, unisce le amicizie, unisce tutto. Quindi uno sport che soprattutto quello della Vasto Basket deve tendere a un PalaBCC attrattivo. Questo è l'augurio, la speranza di tutti, cioè un palazzetto dello sport che sia sempre più attrattivo. È l'orgoglio della nostra città, ma devo dire anche dell'Abruzzo, perché è uno dei palazzetti dello sport belli e sicuramente competitivi, dove spesso è teatro di grandi convegni, incontri, manifestazioni, proprio perché sanno bene nella regione Abruzzo, ma anche le regioni limitrofe, che questo palazzetto è un gioiellino straordinario che ha tante funzioni. Oggi è divenuto naturalmente ha la funzione di essere teatro della Vasto Basket e quindi delle bellissime partite che ci regalano questi ragazzi. Il fatto che ci ricevano a Palazzo di Città anche per darci un premio ci inorgoglisce ancora di più perché stabilisce anche un po' da un punto di vista generale e sociale quello che rappresenta questa società e lo abbiamo dimostrato, lo stiamo dimostrando dal 1971 perché continuiamo ad avere costantemente più di 200 bambini che giocano a basket ogni anno e credo che l'effetto delle tribune quando giochiamo è anche figlia di questa nostra maniera. Quindi oggi ho sentito l'assessore allo sport che ha detto che in realtà rappresentate il primo sport cittadino e questo va dato merito, che l'anno prossimo giocheremo un campionato interregionale, gireremo probabilmente 4-5 regioni, porteremo il nome di Vasto in giro, arriveranno città importanti a giocarsi le partite di basket e quindi il Palazzo dello Sport, il PalaBCC, dovrà essere ancora più organizzato, sistemato e deve essere bello e accogliente. Come si approccerà alla nuova serie a cui andrà incontro la Vasto Basket? Beh, intanto posso dire che in questo momento dobbiamo un po' rifletterci. Per me è una novità perché facevamo la Serie B molti anni fa, l'ultima volta. Personalmente non ho in questo momento l'esperienza per poter giudicare. Io ve lo dico con molta sincerità, mi piacerebbe. Abbiamo come idea quella di poter mantenere i giocatori che abbiamo, chiaramente per poter però affrontare la Serie B, questo roster va un po' aumentato e aggiustato, quindi sono convinto che riusciremo a farlo. Cominceremo a discutere con Cazorla di questa cosa qui entro qualche giorno, magari non questa settimana, ma la prossima, e cominceremo a lavorare perché credo che bisogna veramente lavorare da subito. Una Vasto Basket che punterà non solo sulla squadra, ma anche su un PalaBCC importante. La BCC è stato sempre importante per noi. In questi anni, ma credo che sia testimoniato da tutti quelli che vengono, in questi anni abbiamo dimostrato che nei campionati di Serie C, Silver e Gold, e fino a quest'ultimo anno che era la C unica, eravamo una delle poche realtà che aveva un biglietto e agli abbonati, eravamo una delle poche realtà porta mediamente almeno 400 spettatori la domenica e ce lo riconoscono le squadre che vengono, ce lo riconoscono gli arbitri, ce lo riconosce la federazione, sanno che Vasto, sto dicendo in questi giorni, Vasto si sta finalmente formando un cuore a spicchi nei cuori devastesi. Ragazzi, dove siamo andati in serie? B! Oh, beh.